Buongiorno a tutti, mercoledì 23 dicembre 14.30, ultimo consiglio dell'anno. Parola al segretario per l'appello. Massa. Presente. Preletti. Presente. Dancenti. Presente. Sormani. Presente. Inzani. Presente. Ghidelli. Presente. Budini. Presente. Alberini. Assente giustificato. Di Blasio. Gazza. Presente. Zanon. Presente. Bravo. Presente. Capelli. Salvana. Mettiamo la voce. Mettiamo in votazione il punto numero 1, che è la lettura e approvazione delle varie sedute precedenti, 9 dicembre, deliberazioni 41 e 43. E come ci dicemmo, abbiamo spacchettato questo consiglio per permettere la ratifica della variazione di bilancio. E ringrazio tutti i signori consiglieri. Buongiorno, la sto appositamente prendendo a lunga per attendere il consigliere Capelli che raggiunge la postazione e consentire anche lei di votare il punto dell'ordine del giorno, che come consueto è riferita ai verbali della seduta precedente. Quindi metterei in votazione il punto numero 1, chi vota a favore? Grazie. Il punto numero 2 è l'approvazione della votazione del regolamento dei comuni ambito 9 per accesso ai servizi socio-assistenziali. Do la parola all'assessore de facto, che è l'assessore Milzani, che lo ringrazio per anche il consiglio che ha tenuto sabato di illustrazione, e diamo conto della necessità quanto prima, con l'inizio del nuovo anno, di approvare quello che è il piano che disciplina poi nel vivo i servizi e le fattispecie customizzate sul rigoletto retro. Darei per assodato quella che è stata la declinazione del lavoro che è stato fatto in sede di ambito 9 rispetto alla regolamentazione, però a beneficio dell'introduzione del tema, in un breve spunto parola all'assessore, che ringrazio. Esatto. Allora, i comuni dell'ambito, che sono 20 comuni per un totale di circa 110.000 abitanti, si sono dati come obiettivo di raggiungere di arrivare a una sintesi con un regolamento unico che verrà adottato, come stiamo facendo noi, anche sugli altri comuni, in modo che a livello di servizi socio-assistenziali ci sia una base normativa di riferimento comune, essendo un territorio similare. Questo obiettivo è stato raggiunto in una lunga fase di interlocuzione. Il regolamento essenzialmente è in tre blocchi. C'è il primo blocco, potremmo dire così, la parte squisitamente normativa, che sono gli articoli specifici con tutti i richiami normativi della legge italiana, che non è avara di indicazioni su questo ambito, ed è quello che, come dire, costituisce la magna carta su quale puoi costruire, come ha già accennato il sindaco, il proprio piano socio-assistenziale, quello che ogni comune poi costruisce sulla situazione specifica del proprio comune. Proprio perché, fra l'altro, essendo un ambito molto complesso, andiamo dai 1.200 abitanti di Seniga ai 18.000 di Ghedi, in mezzo c'è di tutto, ogni comune poi può, utilizzando questo impianto normativo, costruire il proprio piano specifico per il proprio paese, che è quello che faremo a brevissimo, entro il mese di gennaio quasi di sicuro, anche a Gottolengo. Quindi c'è una parte normativa che tale è, tale rimane, a meno che non sia lo Stato stesso a produrre nuove leggi, allora se ne prende atto, e poi vi sono due allegati. L'allegato 1, nel quale sono riassunti tutti i servizi e tipologie di interventi presenti sul territorio dell'ambito, non sono tutti quelli di ogni singolo comune, e nemmeno ogni singolo comune può avere tutti questi interventi, però sono messi lì in modo che se poi un comune dovesse implementare i propri servizi con un dato intervento piuttosto che un altro, ha già una base normativa di riferimento e deve solo declinarlo sulla propria realtà. E poi abbiamo un allegato 2, che è la novità più pregnante e impegnativa, che è stata quella, soprattutto quella, ambito di maggiore interlocuzione, cioè le modalità nelle quali si stabiliscono le modalità di compartecipazione dei servizi. Spendo qui solo due parole. In che senso?
che anche per i servizi sociali vale il principio per il quale un servizio è a pagamento, cioè il cittadino anche in una certa situazione che utilizza, che richiede un servizio è tenuto a pagarlo. Ma data appunto le varie situazioni, le categorie che vanno tutelate, ci sono delle norme da stabilire in termini di compartecipazione, quanto dato il costo del servizio deve contribuire il cittadino e quanto deve contribuire il comune. Queste norme prima erano bene o male su tutti distribuite per fasce ISEE, il sistema fasce ISEE non è più considerato idoneo ed è stato introdotto un sistema per formula lineare, un sistema, una formula matematica che in base all'ISEE dell'utente calcola quanto è la quota di compartecipazione a carico del comune e quanto quella del cittadino. E per applicare questa formula servono dei parametri, è una questione puramente matematica, servono stabilire dei parametri ISE massimo, ISE minimo, percentuale massima, percentuale minima. Il lavoro che è stato fatto qual è? Stabiliamo dei parametri comuni uguali per tutto l'ambito, in modo che non ci siano differenze, che so, tra il cittadino di Gambra e il cittadino di Gottorengo piuttosto che quello di Isoletta. E questo risultato è stato raggiunto e lo vedete esemplificato nell'allegato 2 con una tabella con i vari parametri di riferimento che sono quelli che poi tutti i comuni utilizzeranno, ricevuti in ISA dall'utente, quindi entro il mese di febbraio, per calcolare le quote di compartecipazione quando dovute. Quindi queste sono le tre parti. Noi, adottando questo regolamento, non abbiamo più l'onere di fare un regolamento specifico per Gottorengo, perché ripeto, il quadro normativo è quello, anche perché è stata fatta una lunga interlocuzione anche con l'ambito, con il legale di ambito, con i sindaci sociali. Poi il comune di Gottorengo predisporrà su questo riferimento il proprio piano socioassistenziale, che avrete a fare io, insomma. Si premeva arrivare entro la fine dell'anno perché soprattutto modificando il calcolo delle compartecipazioni in sede dei bilanci comunali, bilanci previsionali, era necessario dare anche alle ragionerie e la possibilità di capire quello che sarebbe successo nel 2021. Ultima cosa, poi chiudo, è opportuno che lo riferisca perché è uscito in tutte le ultime assemblee di ambito. È un punto di partenza, ci sono parecchie novità, per cui il 2021 verrà una continua interlocuzione per vedere come aggiornare i servizi, come non funziona, cosa fare, insomma, però questo è importante perché è indice di un clima di grande collaborazione fra i vari comuni della zona, che è importante perché poi le decisioni politiche avvengono, quelle positive, quando c'è un clima di collaborazione, e questo regolamento ha generato questa prassi e questa abitudine a sedersi attorno a un tavolo e vedere anche confrontarsi su quello che va di comunione. Grazie Assessore, ci sono interventi su tale punto, prego consigliere però. Innanzitutto ringraziamo l'Assessore Vizzani perché sia oggi nel suo intervento, sia soprattutto qualche giorno fa quando è venuto alla Commissione, ha spiegato molto bene questo regolamento in suoi legati che noi andremo adesso a votare. Per cui non ci sono grandissime cose da chiedere, però qualche piccola cosa mi è sfuggita e adesso ne prendo l'occasione. Nel 2018, quando poi è stato firmato il piano di zona precedente, no? Che poi ha avuto il secondo passaggio nell'affidamento dei servizi alla persona, all'azienda territoriale. Questi piani di zona, che sono le direttive che avevano dato l'Assemblea dei Sindaci, e questo affidamento all'azienda territoriale, li mettiamo via o continuano? Allora, sono due cose differenti. Sì. Gli affidamenti e il piano di zona è una fotografia di quelli che sono di per sé i servizi che l'ambito offre. Dopo il comune, ogni singolo comune può decidere cosa affidare. Faccio un esempio: il servizio di sabato di ad personam, sì, noi lo abbiamo affidato all'ambito e ogni comune ha la possibilità di, faccio nel comune di Gambra, ad esempio, il servizio ad personam non lo ha affidato all'ambito, ma se lo gestisce il conto suo. Quindi il discorso degli affidamenti è questo.
Dopo vi sono indicazioni, come dire, un po' più tassative, in che senso che ci sono dei livelli minimi di assistenza ai quali comunque il comune non può non dare, e quindi lì ci si rivolge direttamente all'ambito, anche se, come dire, quasi tutto ormai viene delegato su una certa tipologia di servizi all'ambito, sono ben pochi ormai i comuni che affrontano da soli certi discorsi, perché non è semplice, però non è automatico. Certo che se io mi affido all'ambito vuol dire che so che nell'ambito funziona in un dato modo. Questi quindi non sono cambiati di per sé, può cambiare la modalità interna. L'appalto dei SAD, sì, l'ambito l'ha fatto in un modo differente perché scadeva il 31-12, e ha detto guardate che noi soffriamo un certo modo, se dopo io come comune non voglio affidare all'ambito il SAD, non lo voglio gestire solo, lo posso anche in fare. Una certa autonomia. Sì, certo che dire un ambito che riesce a organizzare un servizio su 20 comuni e ha una certa capacità contrattuale, insomma, non approfittarne, fra virgolette, magari lo può fare un comune un po' più grande, però quel sistema di per sé non è cambiato, perché è un'altra cosa. Un'altra cosa che mi sfugge, per quanto riguarda i servizi. Allora, la variabile della compartecipazione è semplice, perché si basa su l'ISEE. Ma la variabile del bilancio comunale può influire sul costo di un servizio? Perché abbiamo parlato di comuni che hanno un certo bilancio e comuni che hanno un bilancio diverso, molto più. Chi fissa il costo del servizio? Perché qui c'era, ho letto il passaggio, che la giunta comunale... La giunta comunale annualmente stabilisce il piano tariffario, ecco. Questo è collegato alla domanda che mi ha appena fatto. Sì. Se io con il mio piano tariffario ho una serie di servizi che sono affidati all'ambito, vuol dire che l'ambito ha già fatto una fase di affidamenti con delle tariffe fisse che io automaticamente lo porto di lì. Ma se un servizio non è con l'ambito, ecco, se il comune in base sul bilancio fissa un costo, potrebbe essere un costo diverso da un altro comune. Sì, quindi se non lo prende nell'ambito. Quindi c'è un'omogenizzazione. Qua ribadisco quello che ho detto prima, sulla gran parte dei servizi fondamentali siamo quasi tutti in ambito. Ah, ecco. Trasporto sociale, ognuno ha un po' le sue soluzioni perché c'è chi ha l'ausa, c'è chi ha le proprie convenzioni, ma ad personam, SAD, i centri disabili, di dove c'è materia di ecco, colgo l'occasione che mi insino nel ragionamento, poi lo affronteremo comunque. Le criticità in ambito sociosanitario che sono palesate anche attraverso la pandemia del Covid aprono a prospettive di natura assistenzialistica e a servizi che tradizionalmente non erano particolarmente disciplinati o contemplati. Noi con la Fondazione Cambio Berini, anche con la Fondazione Giuliano, con cui si sta facendo una partnership tra la nostra fondazione appunto la loro, si presenteranno anche alla collettività nuovi servizi, nuove opportunità, che non per forza necessitano di una contribuzione pubblica. Per esempio l'ADI, ci sono delle soglie reddituali e delle soglie per le quali si aderisce a un servizio nell'ottica privatistica liberale. E quindi ogni comune poi può arricchire, e qua perché accennavo subito in premessa al piano, perché va a rendersi costumizzato rispetto alle esigenze, alle prospettive e del territorio. Però non confondiamo l'aspetto regolamentare con l'offerta dei servizi e quella che è la possibilità di andare a colmare o meno alcune esigenze di natura economica. Però ecco, il lavoro importante che è stato fatto è di dare una linea guida comune per N enti locali di questo territorio affinché ci sia una base di servizi minimi non comprimibili che grazie anche alla massa critica riescono a essere erogati in territori anche più impervi con degli oneri
sostenibili. E quindi questo è il lavoro di base, alla quale poi noi faremo un pezzettino in più e prenderemo le nostre sensibilità più marcate nel piano. Grazie. E niente, allora rimaniamo in attesa del piano socio-assistenziale contestualizzato nel nostro comune e anche possibilmente, quando sarà possibile, dalla parte dei servizi per informare poi i cittadini dei servizi e di tutti che sono messi a disposizione appunto della cittadinanza. Grazie. Metto pertanto in votazione il punto 2, che è l'approvazione ed adozione del regolamento dei comuni dell'ambito 9. Chi vota a favore? Grazie a tutti. Il terzo punto è la tassa rifiutari, validazione e approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. L'amministrazione comunale, con la precedente deliberazione, ha confermato le tariffe 2019 per l'anno 20 e questo ci ha permesso, nella fase che ben conosciamo emergenziale, di adottare determinate rateizzazioni e venire incontro a tutta una serie di esigenze che non avremmo potuto fare se avessimo creato un piano economico finanziario ad hoc per il 20. Adesso dobbiamo però, secondo le disposizioni ARERA, ratificare ed approvare con l'asseverazione dell'istituto di competenza il piano 2020 e registriamo appunto che è determinato in 501.853, mentre il PEF del 2019 era 500.000, quindi vi è una discrasia di circa 1.000 euro che però rispetto ad alcuni ulteriori benefit che abbiamo creato per le utenze deboli si è sostanziata in 3.789, quindi veramente risibile. Quota che necessariamente andrà poi recuperata attraverso l'annualità 2021 che chiaramente qualora venga prorogata come nelle cose lo stato di emergenziale di discorrendo recepiremo con i prossimi DPCM e tutti quelli che sono i decreti di riferimento le premialità, i benefici o i sussidi per le categorie più colpite. Quindi, come suol dire, un adempimento puramente burocratico che consta chiaramente di una situazione che va tutta a doversi plasmare. Però, come avete visto, quest'anno, il Natale, che abbiamo già discusso in sede delle sedute precedenti, sono stati creati alcuni benefici, non solo generalizzati per le categorie produttive, ma anche, seppur non trascendentale, ma un sussidio, un aiuto anche alle famiglie. Quindi recepiamo quest'anno l'approvazione attraverso la cristallizzazione dei 501.853 come PEF, che è il piano economico finanziario per il 2020, che va a concludersi e pertanto poi ragioneremo se adottarlo per il 21 con la stessa razza che abbiamo utilizzato per il 19 o vengano modificate le condizioni quadro. Prego, consigliere. Solo una domanda, vado un po' a memoria, ma è all'incirca da qualche anno che è intorno a questa cifra il costo del smaltimento dei rifiuti, però volevo capire prospetticamente la raccolta differenziata che abbiamo introdotto e che mi sembra anche essere praticamente efficace da certi aspetti, non dovrebbe far diminuire un pochino questo costo? O ci sono altri motivi per cui dobbiamo aspettarci sempre questi 500 euro di 1.000 euro? Il tema è estremamente complesso e vado alla spicciolata per poi analizzarlo quando entreremo nel merito, però il servizio è raccolta, trasporto, smaltimento e recentemente abbiamo introdotto anche la valorizzazione delle materie nobili. Il tema legato alla raccolta e trasporto è un tema che è definito e stabilizzato per molti anni grazie all'importante gara che abbiamo bandito negli scorsi anni. Il tema legato allo smaltimento e alla valorizzazione del materiale è un tema complessissimo che attiene a delle dinamiche ormai internazionali.
meno sul tema impiantistico, molto sulla valorizzazione. Se a qualche vostro conoscente, amico o d'altro, imprenditore o altro, chiedete come funzionava nella sua azienda sul legno alla carta 3 anni fa, vi rispondono sicuramente, venivano, mi pagavano per ritirarla. Adesso la carta, se sei uno forte, vai alla pari. Il legno paghi alla grande. Capite, sono create delle dinamiche che sono state scatenate da alcune logiche macroeconomiche essenzialmente derivanti dalle fluttuazioni del mercato asiatico, in particolare cinese, che hanno creato delle dinamiche di dumping molto, molto marcato. Quindi la risposta è... La risposta è le logiche di mercato sul tema dell'impiantistica, grazie al gruppo 2A così molto presente sul territorio, hanno una loro pianificazione abbastanza serena. Altre dinamiche scontano di questioni veramente globalizzate e quindi davvero diventa difficile trovarne una pianificazione in tal senso. Il mio auspicio è che il cosiddetto Green New Deal e tutta quella che è la transizione che ci saranno in questi anni sulla cosiddetta economia sostenibile, sul tema del recovery fund destinato appunto alla transizione in ambito, che possono comportare una sempre più marcata valorizzazione di quello che è la filiera. Non so se vi siete addentrati su tutta la tematica legata all'End of Waste, che vi dà conto di quella che è veramente l'essenza, l'opportunità anche di business rispetto a questa tematica, cioè di questa filiera. Quindi sarebbe veramente impossibile, per gli elementi che abbiamo, farne una pianificazione del senso. Anche perché, ripeto, alcuni assunti di 10 anni fa adesso sono fantascienza. Probabilmente tra qualche anno la situazione adesso è completamente diversa, è totalmente migliorativa piuttosto che altro. Quindi spero di aver dato qualche spunto. Metto in votazione il punto 3, che è la tassa TARI, validazione e approvazione del piano finanziario 2020. Ancora? Vi ringrazio. Segretario, questa non chiama di esclusività? Con immediata esecutività. Mettiamo a favore anche questa per l'immediata esecutività? Grazie. L'ultimo punto è la razionalizzazione periodica delle partecipate, ex articolo 20 del decreto legislativo 175 del 2016, che è un atto cui siete ormai abituati a condividere, che è il fatto del recepimento della pianificazione delle dismissioni, razionalizzazione e valorizzazione delle partecipate. Abbiamo discusso nella seduta precedente di quello che è stato il prendere atto, passatemi il termine tecnico, di quella che è la patrimonializzazione delle quote delle partecipate insieme al nostro bilancio. Con questo documento invece fotografiamo lo status quo e che ci dà l'invarianza di situazioni rispetto all'anno scorso, e cioè che le due società con cui abbiamo una residuale partecipazione, che sono SIAB e che è il COGES di qui della Bassa, sono entrambe società in liquidazione volontaria. Quindi la nostra volontà pregressa di dismissioni era chiaramente legata ad una percezione rispetto a quella che era lo stato e la mancanza di prospettiva di queste società. Purtroppo questo è. Quindi noi andremo avanti insinuandoci anche nelle procedure che seguiranno rispetto alla dismissione. E chiaramente seguirà adesso procedure disciplinate dal codice. Quindi manteniamo ovviamente la partecipazione nell'ambito in quella che è la tematica Garda 1, in quella che sono altre che avete recepito, e quindi è volontà di entrare in altre società, non fa parte della pianificazione
o nella prospettiva dell'amministrazione. Metto in votazione il punto 4, che è la razionalizzazione periodica delle parti scalde. Voto a favore? Vi ringrazio. Termina il consiglio, un ringraziamento il segretario mi richiede anche per essere di diretta esecutività, quindi propongo la votazione anche per essa. Grazie. Ringrazio non per sauerfare istituzionale, ma perché lo sento, tutto il Consiglio Comunale per l'attività di questo 2020. È stato un anno che chiaramente non possiamo derubricare come passato, ma che ci darà sicuramente una continuità e una modalità di attività amministrativa e di concentrazione politica che si trasporterà sull'anno 21. Un ringraziamento a tutti i consiglieri e gli assessori per quel che hanno dato e che daranno nell'esercizio delle proprie deleghe e anche chiaramente a tutti i consiglieri, anche di minoranza, per la partecipazione che non di per sé il proattivismo è sinonimo di partecipazione, ma anche la sensibilità istituzionale e l'attività condotta, credo che sia stati davvero un segnale apprezzabile per tutti i nostri cittadini. Sempre più c'è la necessità di sentirsi sulla stessa barca e contribuire a quelle che sono le attività per contrastare una stagione che chiaramente passerà la storia e sarà molto complicata da gestire. Non manca chiaramente l'entusiasmo e siamo personalmente convinti che seppur il nostro isolamento è limitato all'ambito territoriale del nostro comune, ci siano tante attività che insieme possiamo condurre e sviluppare, e proprio mettendo il cittadino al centro della nostra attività. Quindi auguro a tutte le famiglie un augurio di buon Natale, noi adesso ringrazieremo anche i dipendenti e poi nel pomeriggio, seppur la spicciolate semplicemente come segnale, andremo a premiare il volontariato, a seguire i ragazzi e gli studenti meritevoli e in ultimo chiusiamo con la costituzione dei 18enni. Quindi, anche quest'anno non tralasciamo questi momenti e appuntamenti, quindi se volete partecipare è sicuramente un piacere e vi ringrazio per l'anno. Arrivederci. Allora, buonasera a tutti. Prego Don Nicola Bella qua con noi. Bentrovato. Non potevamo, nonostante le note limitazioni, venir meno a un saluto. A maggior ragione a voi dopo un anno così, così terribile, così tremendo. È proprio il caso di dirlo, un anno nefasto, i giri di parole sono inutili. E con un poco ansia ci accingiamo a una stagione per la quale non possiamo certo dire che ci siamo messi alle spalle l'emergenza, le difficoltà, e tutto quello che è vissuto da marzo in poi. Però è il caso di essere qui per celebrare e per ridirci, anche se l'abbiamo ormai interiorizzato nel nostro cuore, quanto il volontariato, la rete del welfare, dell'associazionismo, del Comune di Gottolengo sia fondamentale, importante, strategica. Lo è da tempo, lo è diventata ancora di più e vitale in questo tempo di emergenza. Un periodo che ci ha travolto e che grazie a tutti noi abbiamo potuto reggere, abbiamo potuto erogare servizi, abbiamo potuto essere vicini a chi si trovava nel 2020 in certe situazioni di isolamento, di solitudine. Non l'avremmo proprio mai immaginato. E tutti voi avete dato molto. Lo avete dato soprattutto voi, che avete qualche anno in più,
che paradossalmente eravate anche coloro che in qualche modo andavano ulteriormente protetti. E di queste cose non ci dimenticheremo, questo vissuto ce lo porteremo e è sicuramente uno stimolo grande per continuare a far meglio, a migliorare e ad attrarre anche cittadini al volontariato e all'impegno, sociale. Davvero ci siamo sentiti una grande famiglia, l'amministrazione si è impegnata molto e sono grato a tutti i miei collaboratori, ma come avete capito tante attività siamo riusciti davvero proprio a condurle, a viverle grazie al vostro pronto sì. Quest'oggi, oltre a un piccolo pensiero per il vostro impegno, accoglieremo poi gli studenti meritevoli e termineremo con un saluto ai diciottenni che quest'anno riceveranno la Costituzione. Quest'anno non potremo staccare mentalmente, non vi nascondo che l'impegno, anche la stanchezza, non è di poco conto, ma il senso del dovere deve prevalere. Siamo pronti a proseguire nel governo del territorio con un grande piglio e con grande spirito e la consapevolezza di essere affiancati da voi. Quindi ho sempre provato a trasportarvelo con grande sentiment e con tanto cuore. Quest'anno spero lo riceviate ancora in modo più energico e virulento. Grazie, grazie, grazie. E buon Natale a voi e alla vostra famiglia. Do la parola all'assessore Mizzani per un breve inciso, poiché ha la delega al volontariato, quindi un breve saluto anche per te Andrea. Ringrazio Battista che mi affianca, che mi aiuterà a consegnare i doni, così come il nostro Don Nicola, che ci onora della sua presenza. Per lui invece è stato un anno di cambiamento, di battesimo, e quindi, caro Don Nicola, abbiamo il piacere di condividere anche con lei, con te, questo momento. Solitamente lo viviamo nel bel teatro, con insieme anche tutti i giovani, per ovvie questioni, rateizziamo la giornata. Quindi, ben trovato Don Nicola. La tolta al sindaco, lo dico anch'io, grazie. Io dirò solo una cosa, faccio un esempio un po' particolare. Quando chiesero a Kissinger sull'Europa Unita, lui disse, sì va bene Europa, che numero di telefono devo fare per parlare con l'Europa? Cosa voleva dire? Qual è il riferimento? Ecco, sappiate che la percezione di questa terrificante primavera che è passata e di quello che ancora arriverà, che ho avuto io personalmente, ma tutta l'amministrazione, è stata proprio questa: avere dei numeri di telefono dietro i quali c'erano delle persone sulle quali contare. Questo non è poco, è tantissimo, perché amministrare non può essere mai un fatto solitario. Se non hai una comunità civile che ti sostiene e che ti dà una mano, sei già a terra. Quindi veramente, chi devo chiamare? Chi posso chiamare? Una telefonata, mi dai una mano, riusciamo a fare questo. E trovare di là sempre la disponibilità di un sì, vediamo, Galafon, Gabriel, è importantissimo. Ed è stata una delle esperienze umanamente più gratificanti che io abbia passato in questo anno decisamente particolare. Ed è anche una delle certezze su cui costruire il 2021, che deve ancora arrivare. Non ci facciamo la testa, ma siamo tutti più realisti del re, sappiamo tutti che sarà un anno particolare anche il 2021, perlomeno nella fase iniziale. Quindi, come mi unisco ai ringraziamenti di Giacomo, perché veramente siete stati tutti un sostegno fondamentale per la nostra attività. Grazie. Allora, Barbieri Battista, mi sembra di conoscerlo, è qui vicino a me. Bettoni Roberto, Bianchi Mariangela e Biazzi Andrea.
scendendo? Diamo tempo? Neanche Maria Angela non c'è, ecco. Fai pure tu la consegna che io ho in mano il foglio. Guardate il fotografo, un secondo almeno. Andrea, quello lì, ah, quello è quello di Battista, la sai, di Battista, quello lì, Battista. Poi abbiamo Biazzi Simona, Biazzi Franca, Vignetti Giuseppina. Ecco, facciamo l'applauso quando li chiamo. È inquietante quel pacco. Sì, quel pacco lì sembra un pacco bomba. Beh, meglio noi, no? È per il marinaio la no? Esatto. Ecco, in favore di fotografo. Grazie. Grazie a voi. Vignotti Giuseppe, Binali Mara, Bonazzoli Pierluigi. Prego, prego. Presente, presente. La foto, la foto, la foto per la stampa. Bonazzoli, Vignotti. Vignotti, via. Mentre fanno la foto chiamo Bozzi Renzo, Canova Giovanni. C'è la figlia. Mi è venuto istintivo. E Capelloni Franco. E qui lo facciamo doppio l'applauso, eh. Ovviamente abbracciando Canova, ricordiamo tutti coloro che anche se non attivamente partecipavano anche agli incontri presso la sede dei Cultura Sport Anziani, ma anche tutti coloro che avevano un ruolo nella nostra attività, nella nostra comunità. Quindi un doppio grazie e un augurio a tutta la famiglia. Capuzzi Giuseppe, Cosio Luigi, Cresceri Luciano. Io sono assessore da 3 anni, Giacomo, ma è un piacere vedere anche che nonostante tutto, nonostante l'anno, ci sono, il numero c'è, ci sono anche new entry, ricordo io i primi anni, quindi è un'associazione che al di là di tutto rimane attiva e sa anche rinnovarsi. Credo di essere Crotti Annita, Diomede Luciano e Doninelli Mino. Ferrario Olimpia, Ferri Dario, Folli Giacomo. Galli Giacomino, Lazzaroni Ivan e Moraschetti Franco. Oh, Battista, dai. Oggi fanno esercizio davvero, su e giù, su e giù, su e giù. Grazie altrettanto. Ecco, diamo tempo di raggiungere, ecco l'altro trio. Siamo arrivati a Franco, quindi di Morbini Elisa, Panzera Antonia e Pileghi Giancarlo. Ultimi quattro, diamo tempo un secondo, se no sulle scale c'è assembramento. Pini Pierangelo, Rizzo Caterina, Rossi Giambattista e Zacco Franco. E con Franco chiudiamo l'elenco dell'impegno Cultura Sport Anziani. 33 ragazzi, 33, mica, guardate che ci sono comuni grandi
il triplo di Cottolengo che non riescono a mettere insieme. Però, eh? È veramente un vanto. Viene da dove va bene. Gallo Garantangolo. New entry, quindi un nuovo applauso. Ma questi degli anziani però. Se Giacomo mi dà l'ok, possiamo fare anche le associazioni. Abbiamo premiato i volontari impegno cultura e sport anziani, ma a Cottolengo c'è anche tanto altro. Ci sono veramente un paese ricco di volontariato, ricco di associazioni. Allora so che non verrà perché è impegnato, adesso si sta distraendo, il dottor Salvini Piero, per le memorie storiche cottolenghesi, si fa la foto da solo, no? Consegna a Don Nicola. Facciamo consegnare a Don Nicola, sì. Battista Tirocchiano. Non ho chiamato Bonazzoli Franco? Fammi loro. Perché l'ho saltato. Chiedo scusa, Bonazzoli Franco, dove sei Franco? Scusa Franco. Andrea sta fermo. Oreste Bonazzoli con la Proloco. Che non ci si ferma mai. Metteremo il motto, troveremo il motto in latino, se no in dialetto si affermò mai. Allora. Venga qua. Foto. Foto. Ok. Bulgari Pierangelo per i servizi scolastici. Avanti. Avanti. Don Nicola Lenco per l'oratorio. Allora facciamo così, lo facciamo consegnare dal sindaco. Per gli alpini, Gianni Rotari, che sappiate che durante il periodo del Covid, come sezione di Brescia, anche il gruppo alpini di Cottolengo ha partecipato, presumo per la sorveglianza, soprattutto dove avevano fatto i tamponi, giusto? Quindi ci sono stati parecchi alpini di Cottolengo che si sono alternati in un lavoro magari non visibile ma estremamente concreto, perché si sono dati disponibili a livello provinciale. Per la Caritas, Percivalli, ragazzi. Caritas che, come potete immaginare, in questa, soprattutto questa primavera, ma anche adesso, è stata molto sollecitata dall'emergenza alimentare ed è anche molto attiva in verità. Siamo una delle Caritas più attive a livello provinciale ed è a quanto meritorio. Pensate che vengono serviti dai 60 agli 80 nuclei familiari per periodicamente. L'Avis, abbiamo qualcuno dell'Avis? Eccolo qui, l'altro fotografo, adesso vi scambiate. Lucky per l'Avis. Attività sempre meritoria in un ambito inerente con l'Aido, c'è qualcuno per là, eccolo qua, il buon Travagliati, Associazione Italiana Donatore Organi, sono quelle associazioni che... Rosa, con l'Aido non possiamo neanche non ricordare certo il nostro caro Angelo, e quindi un doppio applauso. Lo ricordiamo sotto tante vesti e quindi un pensiero non può non andare e arrivare anche a lui. Grazie e un abbraccio a tutta la vostra famiglia. L'Associazione Commercianti, Andrea Petrò. Sono impegnati al lavoro. Sono stranamente impegnati al lavoro con le marmellate, chissà come. Ma... Ritira l'acchi. L'Associazione Genitori Felici a Piccoli Passi. Chi chiamiamo? Mara? Grazie. Per la protezione civile richiamerei Renzo Bozzi, che è qui con l'ingegner Pazienza. Dai, venite, siete in tre. Venite. Uno è Trino. Pro-
Protezione Civile, che ha dato un contributo fondamentale nella gestione dell'emergenza all'interno del COC. Grazie di tutto. Grazie. Come potrete leggere anche nel periodico Amministrare Gottolengo, le attività in cui ci hanno supportato gli amici della Protezione Civile sono davvero tante. Un lavoro importante seguito dall'assessore D'Ancelli, quindi forza ragazzi, siamo nel perdurare dello stato emergenziale, quindi sempre attivi e davvero grazie di cuore per tutto il tempo dedicato, grazie. Sapete che tradizionalmente si individuano anche cittadini meritevoli, nel senso che non sono magari impegnati direttamente in qualche associazione, ma mettono sempre a disposizione il loro tempo per il bene comune, utilizziamo questo termine. Bonandi Tiziano, che non vedo anche perché è fresco di Covid, c'è la nonna? Che Tiziano possa passare con tutta la famiglia un buon Natale, da tutto bene, quindi pronto a rimettersi in pista per il 21 e continuare la bella attività, grazie. I miei assessori sono più attenti di me, ho saltato l'APS Redone, ritira Sormani. Non prendo un pesce dal 72. Torniamo ai cittadini, Capelloni Tiziano. Un applauso lo stesso. E Luigi, vieni via da quella telecamera e vieni a prendere il tuo omaggio, sempre presente. Oltre a filmare, ascolta attentamente tutti i consigli comunali, quindi è verso il martirio, quindi grazie Luigi, sempre pronto a diffondere l'informazione, grazie anche ovviamente alle piattaforme che gestiamo a livello di social, non solo, ma anche a Teleradio Gottolengo, che come ben sa Nicola, Don Nicola, è uno strumento anche di divulgazione istituzionale, quindi grazie anche di questo servizio. Concludiamo? Bene! Che dire, ci vediamo presto, portate il nostro saluto a tutte le vostre famiglie e siamo davvero lieti di avervi al nostro fianco. Grazie, buon Natale e forza. Grazie a tutti. Vi porto i saluti del gruppo Cultura Sport Anziani e dei volontari che qualche istante fa abbiamo premiato. Come potete cogliere, in considerazione della opportunità di non creare interferenze, abbiamo diversificato questo appuntamento alla quale assolutamente non volevamo rinunciare. Quindi abbiamo creato questo appuntamento nella location che vedete, proprio per garantire tutti gli standard che merita l'iniziativa. Ragazzi, è stato un anno che non ci dilunghiamo, è veramente pesante, abbiamo davanti una traversata nel deserto impegnativa. Io sono particolarmente orgoglioso di come i giovani hanno risposto a questa emergenza, a come si stanno comportando, non parlo solamente a livello di Gottolengo, ma davvero trasversalmente in tutta quella che è la nostra nazione. Fare scuola in queste condizioni, imparare, non è assolutamente facile e davvero la grande sfida sarà quella di vederci l'anno prossimo qui insieme, possibilmente a chiosare, concludere quella che è stata un'esperienza particolarmente impegnativa e per certi versi devastante, qual è quella che stiamo vivendo circa la pandemia, ma insieme l'anno prossimo dovremo dirci ce l'abbiamo fatta e voi soprattutto, nonostante le mille difficoltà, vi siete mantenuti sul pezzo e avete dato tanto. Quindi vi trasmetto davvero quella che è la nostra gratitudine e la nostra puntare su di voi, ora più che mai. Ora consegneremo a voi le benemerenze rispetto ai vostri risultati scolastici e poi andremo, dopo un piccolo intervento del consigliere Federico Ghidelli, a omaggiare i diciottenni con la Costituzione. Quindi un breve saluto anche dall'assessore alla pubblica istruzione Milzani e io davvero vi prego di continuare così, di vivere un Natale quest'anno sobrio ma intenso e di continuare a impegnarvi in quella che è
un settore davvero nevralgico, che è quello dell'istruzione. È ora, è più ora che mai, il caso di dire che puntiamo su di voi. Grazie del vostro impegno e buon Natale a tutte le vostre famiglie. Buonasera a tutti, a voi ragazzi e ai familiari che hanno accompagnato. È già stato detto, cosa ha fatto vedere la pandemia? Tra le tante cose spiacevoli, anche una cosa alla quale a volte non ci si pensa mai abbastanza. E dispiace che servano delle emergenze per metterle in luce, che la scuola è fondamentale. La realtà della scuola è una realtà che tocca tutti, tutte le famiglie. E quindi è fondamentale e importante. Noi ci tenevamo particolarmente alle premiazioni di quest'anno perché sono un segnale di futuro. Ce la facciamo, ce la faremo, è stato detto tante volte. Ci sono ragazzi meritevoli, ma tutto il mondo della scuola e tutto il mondo giovanile ha reagito in modo veramente ammirevole, perché la chiusura, la DAD, sono state dette tante cose, forse anche troppe. Sicuramente è stato un anno particolare e proseguirà ancora, ma i ragazzi ce la stanno mettendo veramente tutta. Quindi diamoci dentro, la scuola è importante, ci si gioca il nostro futuro e merita quindi di essere sempre sottolineato questo aspetto. Come tutti gli anni, la scuola comunica al comune tre nominativi di ragazzi che magari tecnicamente per la media non erano all'interno del bando del comune, ma che in ogni caso hanno meritato al di là del voto. Quindi sono i tre primi ragazzi di terza media che chiamo qui a ricevere un attestato di merito. Sto parlando di Anna Benvenuti, Najwa El Montakil e Sabrina Cerutti. Avete i fotografi, la stampa, una bella foto? Benissimo. Grazie, complimenti, continuate così la vostra futura avventura alle superiori. Salite ai lati. Perfetto, bravissime. Ecco, abbiamo rotto il ghiaccio. Proseguiamo con gli studenti meritevoli. Quindi studenti che hanno tutti conseguito una media complessiva dal 7,5 all'8,5. Chiamiamo i primi tre. All'interno troveranno un attestato di merito e un buono da utilizzare per la stagione teatrale di Gottolengo. Quello che riusciremo a fare in primavera, ma anche quello che poi si farà a settembre del 2021, quando ci auguriamo che qualcosa riparta. Sto parlando di Samuele Bianchi, Anna Bosio e Vittoria Donelli. Caterina Manfredi e Alessia Maria Pea. Lucky, aiutami. Alessia. Eccoli qua tutti e tre. Benissimo. Bravissimo. Gli ultimi tre, Sara Tomasoni, Paolo Turrini e Serena Zanini. Questa classe. Questi sono studenti che hanno avuto la media dal 7,50 all'8,5 delle superiori. Sara Tomasoni, ecco. Mentre ricevono le buste queste le tre signorine e i Bonturrini, passiamo ora agli studenti meritevoli che hanno avuto una media dall'8,50 al 10 e anche qualcuno 10 e lode. Pensate che l'anno precedente erano in 19, quest'anno sono in 31, quindi significa che Gottolengo ci ha dato dentro veramente quest'anno. Allora una cortesia, tieni in mano le buste, distribuiscile tu. Chiamo Albertini Giorgia, Caprotti Michele e Dancelli Giovanni. Caprotti Michele con 100 alla maturità. Bravissimo. Benissimo, si preparano.
Ancelli Giovanni, no, qui chiedo scusa, Di Tullio Elisabetta, Doninelli Emma ed Erculiani Giulia Gabriella. Di Tullio Elisabetta che ha preso un bel 10 in terza media. Si preparano Felici Sara, Felici Giulia e Kaur Shejit. Allora, i Felici Sara e Felici Giulia non le vedo. Ma ci sono. Avanti. Ok, proseguiamo. Complimenti. Kaur Manmit, Kaur Kamalprit e Kaur Sukprit. Se non erro, Manmit e Sukprit sono due sorelle, di cui una ha preso 100 con lode alla maturità e sua sorella ha preso 10 con lode in terza media. Complimenti. Martini Matilde, Milzani Martino e Mor Michele. Oh, due maschietti. Dai Martino, lo premio io. È tutto la mamma. Esatto, ha ragione Giacomo, è vero, ha preso tutto dalla mamma. Martino, piacere, ci vediamo stasera a cena. Bravissimo. Foto. Pamela Loda, Piccinelli Alice e Piccinelli Andrea. Eccoli qua, eccoli qua. Manca appena Piccinelli Simone, ma che mi è fatta il premio. Bene, proseguiamo con Pietro Polimara, Pontoglio Beatrice e Rossi Cristian. Mara e Beatrice, tutte e due hanno preso 10 all'esame in terza media. Ecco Rossi lo stopper, Rossi lo stopper. Bene, si preparano, chiamiamo Salis Elisa, San Filippo Lucia e Tomasini Anna. Tomasini Anna mi segnalano che ha preso tutti 10, quindi la media del 10 piena in quarta liceo. Complimenti. Bene, proseguiamo con... C'era la sorella... Tomasini Francesca, l'ho chiamata? No. No. Tomasini Francesca, Tomasoni Bianca Maria... Tomasoni Giulia. Tomasini, Tomasoni, Tomasoni. Proseguiamo con un altro Tomasoni, Davide, musicista, bravissimo. Trappa Veronica, Zacco Beatrice e Dulcis in fundo, Zanasi Zaccaria. Trappa Veronica che ha preso 10 in terza media e Zacco Beatrice che ha preso 100 alla maturità. Lo sottolineo anche perché questi, oltre all'attestato di merito, al buono per il teatro, hanno anche all'interno una cifra, è stato dato anche un premio economico e per la lode e per il 100 è stato dato anche una cifra aggiuntiva. Quindi complimenti, siamo stati bravissimi e velocissimi. Giacomo, con gli studenti abbiamo già finito, già, insomma, 31 di PUC. Tocca a Federico, tocca a Giacomo, vedete voi. Adesso passeremo alla consegna della Costituzione ai diciottenni. Ho preparato un breve discorso. Cari ragazzi, se penso ai miei 18 anni e penso ai vostri 18 anni, mi si stringe il cuore. Ricordo bene 10 anni fa il mio entusiasmo per i miei 18 anni, la voglia di uscire, di vivere, di stare con gli amici, di provare nuove esperienze e soprattutto di far valere la mia maggiore età, tutte cose che a voi sono state purtroppo negate o comunque limitate quest'anno. Siete stati messi a durissima prova, per voi sicuramente è stato un anno molto difficile, ma che certamente vi sta aiutando a crescere. Avete tutta la nostra stima.
Speriamo che tutto questo momento finisca presto e si possa tornare ad abbracciarci e a recuperare magari i festeggiamenti persi di quel tanto atteso 18° compleanno. Oltre ai festeggiamenti, che sono dovuti per carità, al compimento del 18° anno la legge vi attribuisce il potere di agire assumendovi la piena responsabilità dei vostri atti, il potere di votare e tanti altri diritti insieme ad altrettanti doveri. Da qui in avanti diventa più forte e impegnativa la vostra partecipazione all'interno della società civile e della comunità del vostro paese. Compiere 18 anni vuol dire essere artefici di scelte importanti per la propria vita e per la società. Vuol dire maturità, vuol dire impegnarsi nel portare avanti le proprie idee e i propri ideali. Vuole anche dire essere cittadini con la libertà di scegliere consapevolmente quello che volete fare. Ricordate che la libertà è però anche una responsabilità, abbiate rispetto per voi stessi, per la vostra dignità, per i vostri valori e soprattutto per quelli altrui. In questo percorso l'amministrazione comunale è a vostra disposizione per appoggiare e supportare le vostre proposte e le vostre iniziative, nell'ottica di una fondamentale e importante collaborazione tra giovani e istituzioni. Oggi vi faremo dono appunto di una copia della Costituzione che vi invitiamo a leggere con l'augurio che vi incuriosisca e approfondiate i principi in essa contenuti. Coltivate la speranza, l'aspirazione e la voglia di mettervi in gioco per un domani migliore, per una società migliore, perché queste erano le speranze, le aspirazioni e i sogni di chi ci ha preceduto. Sarà quindi vostro compito proseguire nell'avventura di costruire un'Italia migliore, perché bisogna sempre ricordarsi che accanto alle vecchie generazioni emergono le nuove. Pertanto è giusto e necessario che voi, nuove generazioni, entriate in politica sempre più numerosi, diventandone parte attiva per promuovere nuovi cambiamenti e dare nuovi impulsi al vostro comune e alla vostra Italia. Colgo l'occasione per fare tanti auguri di buon, anche se un insolito, Natale a tutti voi e alla vostra famiglia. Adesso consegneremo anche qua a gruppetti di tre la Costituzione e manteniamo lo stesso schema di prima. Ecco, poi la manifestazione succinta, stretta, sprinti quest'anno termina qui, quindi chi riceve la Costituzione e alla spicciolata iniziamo poi a uscire nelle porte laterali, ossia alla mia sinistra, di qui ci sono tutti gli spazi consoli. Anch'io mi unisco al consigliere delegato, forza, è il vostro momento, abbiamo bisogno di voi nel volontariato, nelle istituzioni, nei luoghi che contano. Un'ottima formazione, una buona formazione è il preludio affinché voi possiate vivere il vostro impegno civico, sociale, nelle imprese con grande senso di appartenenza e con competenza. Quindi ragazzi, buon anno e forza, avanti tutta così. Aloiso Sebastiano, Bassini Paola, Bianchi Samuele e Bignetti Michele. Mentre scendono e si preparano per la foto, chiamo Bonazzoli Giulia, Bonvini Maun, Nuen, chiedo scusa, e Bosio Anna. Castellini Erika, Cerutti Alice, Cerutti Simone, Chiapperini Antonio. Dancelli Giovanni, Di Blasio Siria Pia, Doninelli Emma, Faglia Ania. Franco Alice, Gazza Miriam, Guizza Adam, Guerrini Rocco Sara. Se sbaglio cognome perdonatemi, cercate di prenderlo al volo. Ajubi Ayman, Gna Imam, Kaur Sejit. Kaur Simarjit, Kaur Sukmanjit, Kuburi Amri. Prego, prego. Lopapa Elena, Loda Jasmine,
Mozzanica Camilla, Mozzanica Giulia. Piccinelli Alice, Pietropoli Matteo, Pini Beatrice, Pini Mattia. Podavini Monica, Ranzenigo Jenny, Rarib Aimad, Rizzotto Alessandro. Rocca Milo, Rodella Rachele, Ronchi Giaele, Salis Martina. San Filippo Lucia, Sing Gurprit, Sing Gurvinder, Sing Arprit. Tedeschi Gianluca, Tomasini Anna, Tomasoni Davide, Tomasoni Giulia. Turrini Paolo, Uberti Elena e Zanini Serena. E con Serena abbiamo chiuso la consegna delle costituzioni diciottenni di Gottolengo. Buon anno e buona Natale a tutti. Inizio.